Ciao, ciao Stefano. Buongiorno, buongiorno. Allora inizieremo anche questo appuntamento di oggi. Ben ritrovati a tutti a questo appuntamento mensile del Journal Club organizzato dal gruppo di studio di cardiorisonanza della Società Italiana di Cardiologia. Oggi abbiamo con noi il dottor Andrea Baggiano, che è referente della cardiorisonanza del Centro Cardiologico Monzino a Milano, e lascerei a lui il piacere di presentare il topic e l'ospite del nostro Journal Club. Prego, Andrea. Grazie Stefano per l'introduzione, grazie alla Società Italiana di Cardiologia che ci consente di avere questo appuntamento mensile che sta per fortuna raccogliendo molte adesioni e un sacco di feedback favorevoli, quindi siamo veramente contenti di poter portare avanti questa iniziativa. È per me un grandissimo piacere poter introdurre l'ospite della riunione di oggi, che è Pedro Lopes dal Portogallo, da Lisbona. Collega davvero eccezionale che ho avuto modo di conoscere durante una sua esperienza di fellowship presso il nostro centro finalizzata all'imaging cardiovascolare avanzato, cardiologo clinico che si è appassionato all'imaging cardiovascolare e che insomma anche grazie alle possibilità di certificazione europea degli ACVI si è formato a tutto tondo sia su ecocardiogramma transtoracico, transesofageo e l'imaging cardiologico di tacche risonanza, e che oggi ci illustrerà un lavoro che ha pubblicato con il suo gruppo di lavoro portoghese riguardo quello che è il ruolo e il significato di un particolare parametro di strain miocardico ventricolare sinistro, avendo focalizzato la propria attenzione su pazienti selezionati per essere sottoposti a intervento cardiochirurgico di stenosi aortica severa e avendo come dati interessanti morfofunzionali e invasivi tramite risonanza magnetica cardiaca e biopsia. Quindi prego Pedro, introducici pure il lavoro. Buongiorno a tutti, grazie mille per l'introduzione. Innanzitutto scusatemi per il mio italiano, cercherò di fare il meglio, ma sono già un po' arrugginito che non lo parlo da ormai 2 anni. Vorrei anche ringraziare a Stefano e Andrea per l'invito e dire che è un grande piacere poter condividere con voi il nostro lavoro. Quindi vi presento qui oggi questo lavoro relativo alla prevalenza e significato del pattern di apical sparing nella stenosi aortica severa. L'articolo è stato pubblicato dal nostro gruppo sull'European Heart Journal Cardiovascular Imaging nel febbraio 2023. Allora, le indicazioni attuali per il trattamento della stenosi aortica severa sono la comparsa di sintomi o nel caso di pazienti asintomatici, la riduzione della frazione degli assioni ventricolare sinistra sotto il 50%. E queste raccomandazioni si basano su un equilibrio tra il rischio dell'intervento e l'aspettativa di completa inversione del processo patologico nel contesto del sovraccarico pressorio cronico del ventricolo sinistro. Tuttavia, nei pazienti con stenosi aortica severa e con le stesse indicazioni cliniche all'intervento, il processo di rimodellamento del ventricolo sinistro è piuttosto eterogeneo. E probabilmente questi pazienti, nonostante le stesse indicazioni, si trovano in fasi diverse di questo processo di rimodellamento. Inoltre, la regressione di questo adattamento non si verifica in tutti i pazienti dopo l'intervento sulla valvola. Pertanto, il rimodellamento cardiaco avverso è il principale determinante della prognosi. Ed è un elemento chiave per un approccio contemporaneo a questi pazienti, centrato sulla caratterizzazione dettagliata della valvola e contemporaneamente focato, sul miocardio. Per evitare i danni irreversibili al miocardio, è stato suggerito l'uso di nuovi biomarcatori di imaging per aiutare a perfezionare l'indicazione per l'intervento e la stratificazione del rischio. In questo senso, il strain longitudinale globale dello ventricolo sinistro si è dimostrato un marcatore sensibile di disfunzione sistolica, meno dipendente del carico rispetto alla frazione di esione, e un predittore indipendente di mortalità nella stenosi aortica asintomatica. Inoltre, esistono specifici pattern di strain, come il pattern di apical sparing, che sono stati descritti come potenziali segnali di allarme
sospettare di amiloidosi cardiaca. Come potete vedere da queste curve ROC, in questo studio del 2012 il pattern di apical sparing si è rivelato un indicatore molto sensibile e specifico della presenza di amiloidosi cardiaca, distinguendola da altre cause di ipertrofia ventricolare a sinistra, come potete vedere la cardiomiopatia ipertrofica, la stenosi aortica e l'ipertrofia isolata del ventricolo sinistro. Tuttavia, la coesistenza di amiloidosi cardiaca e stenosi aortica severa è sempre più riconosciuta, con una prevalenza che varia dal 4 al 29% a seconda del contesto clinico. Pertanto, il pattern di strain nei pazienti con stenosi aortica severa potrebbe eventualmente essere spiegato dall'infiltrazione miocardica in caso di doppia patologia, dal rimodellamento del ventricolo sinistro in condizioni di sovraccarico pressorio dovuto alla stenosi aortica, o da entrambi. In questo contesto, l'obiettivo del nostro lavoro è stato valutare la prevalenza del pattern di apical sparing in un gruppo di pazienti con stenosi aortica severa sintomatica referenzati per la sostituzione chirurgica della valvola aortica, valutare il suo significato clinico, la possibile relazione con la deposizione di sostanza amiloide e la persistenza dopo l'intervento cardiochirurgico. Questo studio è stato condotto nell'ambito del programma di dottorato del dottore João Cassis, che era dedicato allo studio dell'adattamento morfofunzionale del ventricolo sinistro nei pazienti con stenosi aortica severa. Si è trattato di un studio osservazionale prospettico condotto nel nostro centro, in cui sono stati inclusi pazienti consecutivi con stenosi aortica severa sintomatica isolata e referenzati per la sostituzione chirurgica della valvola aortica tra aprile 2019 e gennaio 2022. Sono stati applicati diversi criteri di esclusione per isolare l'effetto del sovraccarico pressorio della stenosi aortica sul ventricolo sinistro, ottenendo così una popolazione finale di 150 pazienti. Tutti questi pazienti hanno subito una valutazione preoperatoria combinata che includeva la valutazione dei parametri clinici, l'elettrocardiogramma, analisi del sangue e una ecocardiografia transtorassica in risonanza magnetica cardiaca specificamente dedicata alla caratterizzazione funzionale e tissutale del ventricolo sinistro. Nella valutazione dello strain, il pattern di apical sparing è stato definito quando il rapporto dello strain dei segmenti apicali diviso per la somma dello strain dei segmenti basali e medi era superiore a 1. E per lo studio di correlazione tra l'istologia e la caratterizzazione tissutale non invasiva durante l'intervento cardiochirurgico è stata eseguita una biopsia endomiocardica fetale secondo il protocollo dello studio o a partire di una miectomia fetale eseguita a discrezione del team cardiochirurgico. Per valutare la presenza di amiloide, i campioni sono stati analizzati mediante la colorazione con rosso del Congo e blu di Alsian. Poi, tra il terzo e il sesto mese dopo l'intervento cardiochirurgico, i pazienti sono stati nuovamente sottoposti a ecocardiografia trastorassica e a risonanza magnetica cardiaca, al fine di valutare il rimodellamento inverso dopo l'intervento e quindi per identificare i predittori di imaging nello studio preoperatorio. Qui vi presento i principali risultati dello studio. Come ho detto, sono stati inclusi un totale di 150 pazienti con un'età media di 73 anni e il 49% di sesso maschile. Erano tutti pazienti ambulatoriali e lamentavano prevalentemente di stanchezza con 142 pazienti in New York Association classe 2 o più. Nella valutazione dell'elettrocardiogramma nessun paziente presentava pattern di pseudoinfarto, neanche criteri di basso voltaggio prima dell'intervento. Sono stati sottoposti a sostituzione cardiochirurgica della valva 119 pazienti e la miectomia settale è stata aggiunta alla procedura nel 52% dei casi. Allora, la coorte era composta da 141 pazienti con stenosi aortica severa con gradienti elevati e 9 pazienti con gradienti bassi.
Nell'indagine di imaging pre-postoperatoria globale abbiamo osservato la presenza di importanti segni di remodelamento e ipertrofia del ventricolo sinistro che sono regrediti significativamente dopo l'intervento. Abbiamo osservato anche un miglioramento significativo della frazione di esione e dello strain dopo l'intervento cardiochirurgico e anche nei parametri che riflettono la ripercussione a monte del sovraccarico di pressione. La presenza di late enhancement a pattern non ischemico alla risonanza magnetica è stata identificata in 98 pazienti, che rappresenta circa il 4% della massa totale del ventricolo sinistro. E importantemente, nessun paziente presentava reperti suggestive di amiloidosi cardiaca alla risonanza magnetica. Il pattern di apical sparing è stato identificato in 23 pazienti, circa il 15% della coorte, e confrontando i gruppi di pazienti con e senza il pattern di apical sparing, abbiamo osservato che non ci sono differenze cliniche significative, tranne una maggiore prevalenza di fibrillazione atriale, una minore frequenza dei sintomi anginosi e un aumento significativo dei livelli di NT-proBNP e troponina nei pazienti con il pattern di apical sparing. In termini ecocardiografici, i pazienti con apical sparing presentavano gradienti transvalvolari più elevati, nonostante nessuna differenza ne nel flusso sistolico, una maggiore massa e maggiore rimodellamento del ventricolo sinistro, lo strain significativamente più basso a causa di una riduzione significativa dello strain nei segmenti basali e medi, e inoltre una diminuzione più pronunciata dello strain della parete libera del ventricolo destro. Per quanto riguarda la valutazione per risonanza, il pattern di apical sparing è stato associato anche a una maggiore massa e rimodellamento del ventricolo sinistro, a valori più bassi delle frazioni di esioni e una ma maggiore massa assoluta di late enhancement. Successivamente, dopo l'intervento chirurgico, nonostante entrambi i gruppi nello strain dei denti basali e medi rispetto allo strain apicale, solo due pazienti dei 23 che avevano il pattern di apical sparing hanno mantenuto questo pattern. E analizzando i dati rimanenti dopo l'intervento, l'unica differenza significativa che è rimasta è stata la persistenza dell'aumento della massa del ventricolo sinistro valutata tramite risonanza. Ed è notata quindi una regressione delle restanti alterazioni adattative dopo il trattamento della valvola. Per quanto riguarda la valutazione anatomopatologica, un'analisi adeguata è stata ottenuta in 112 pazienti e non è stata rilevata alcuna infiltrazione amiloide in nessun paziente. Pertanto, le principali conclusioni del nostro studio sono che il pattern di apical sparing è presente in circa il 15% dei pazienti in questa coorte di stenosi aortica severa, prevalentemente con flusso normale, gradienti elevati, frazione di esione preservata. Questo pattern di strain sembra essere correlato al remodelamento del ventricolo sinistro più avanzato e al danno miocardico in questo contesto, e che il pattern di apical sparing è in grande parte reversibile dopo l'intervento cardiochirurgico, sostenendo l'assenza di relazioni con l'infiltrazione amiloide e come è stato dimostrato dalla biopsia miocardica negativa. Questi risultati dimostrano un ulteriore valore della valutazione dello strain nei pazienti con stenosi aortica severa, in quanto il pattern di apical sparing può discriminare i pazienti con malattia ventricolare sinistra più grave e inoltre che non si dovrebbe fare affidamento esclusivamente sulla presenza di questo pattern di apical sparing per sollevare il sospetto di amiloidosi cardiaca nei pazienti con stenosi aortica severa proposti per l'intervento cardiochirurgico. Certamente che questo studio presenta anche alcune limitazioni, è stato uno studio di singolo centro, di dimensioni moderate, in pazienti con stenosi aortica severa prevalentemente con gradienti elevati e sottoposti all'intervento cardiochirurgico. Quindi l'estrapolazione generale
per altre popolazioni di stenosi aortica deve essere limitata e cauta. E a causa del disegno di questo studio trasversale, non è possibile dedurre i possibili meccanismi che spiegano il pattern di apical sparing e anche il periodo di tempo trascorso dall'inizio dei sintomi o dalle indicazioni cliniche per l'intervento non è stato valutato, come non è stato anche valutato i risultati clinici a lungo prazo. Infine, in conclusione, il pattern di apical sparing non è specifico dell'amiloidosi cardiaca, contrariamente a quello che precedentemente era suggerito, ed è possibile trovarlo anche in pazienti con stenosi aortica severa, sintomatica, in assenza di amiloidosi cardiaca, riflettendo una malattia avanzata del ventricolo sinistro ed è in grande parte reversibile dopo l'intervento cardiochirurgico. Grazie mille. Grazie mille Pedro per questa bellissima presentazione con un enorme impatto clinico e forte per l'appunto di una metodologia multimodale. Io vedo che dall'audience ancora non ci sono pervenute delle domande. Andrea, vuoi iniziare tu con una? Allora, sì, innanzitutto l'ho fatto prima quando insomma non era ancora partita ufficialmente la riunione, ma ho piacere di farlo anche adesso. Mi congratulo con il lavoro che hanno fatto, in particolare dal punto di vista metodologico, nel senso che dato che era passato un messaggio molto forte dal punto di vista della letteratura fino adesso sulla quasi necessità a fare questo tipo di parametro nel workflow dell'esclusione della presenza di amiloidosi cardiaca nel contesto di stenosi aortica severa, aver chiaramente dimostrato come quasi un paziente su cinque in realtà che ha questo specifico pattern non ha tracce di amiloide a livello miocardico è un messaggio estremamente importante. Averlo validato con la valutazione biottica è un dato estremamente prezioso. Dal punto di vista così, come curiosità, abbiamo visto che il relative apical sparing pattern è correlato con l'aumento di fibrosi miocardica. Abbiamo visto che nei 23 pazienti nei quali questo è stato identificato era presente una quantità assoluta di fibrosi miocardica all'allegadrino enhancement statisticamente significativamente più alta rispetto a chi questo tipo di pattern non ce l'aveva. Ora, non è stato uno studio di prognosi, quindi non sono state fatte valutazioni su quello che può essere l'outcome di questo tipo di riscontro. Per quella che è la vostra esperienza in questo ambito, Pedro, ritieni che poter implementare questo tipo di analisi in questo scenario possa andare a incidere in maniera rilevante dal punto di vista prognostico su come poi vengono seguiti nell'attenzione post-operatoria i pazienti che abbiano o meno un relative apical sparing index patologico e in più se ritieni che questo tipo di reperto possa essere associato a un aumento di complicanze post-operatorie. Sia che sia un intervento chirurgico tradizionale, sia che sia un intervento di sostituzione per via percutanea, in presenza appunto di questo tipo di pattern. Grazie mille per la domanda, molto importante clinicamente. Allora, noi non abbiamo questi dati perché non abbiamo ancora avuto tempo di seguire questi pazienti nel tempo, però faremo un'analisi della prognosi di questi pazienti, però per quanto si sa per adesso non riesco a rispondere. Perché si arruola adesso un studio che cerca di rispondere a questa domanda, l'Evolve Trial, che farà tutti i pazienti con stenosi aortica severa faranno la risonanza, guarderanno se c'è late enhancement o no, e poi lo seguiranno nel tempo, e quindi credo che questo trial risponderà a tua domanda. Per adesso quello che penso è che questi pazienti con più fibrosi avranno un prognostico più severo.
Quello che si sa per adesso è in popolazione di tavi che tutti fanno l'attacco, con la cardio CT si può quantificare l'ECV e quelli pazienti che hanno una fibrosi interstiziale più elevata hanno un prognostico peggio. Per adesso credo che questa è la risposta. Per i nostri dati, quello che abbiamo osservato nei eventi precoci post-cardiochirurgia è che questi pazienti, indipendentemente di avere il pattern di apical sparing o no, in termini di ne necessità di implanto di pacemaker, non c'è una differenza significativa, però sono pochi pazienti, quattro pazienti hanno solo quattro hanno necessitato di pacemaker dopo l'intervento. Grazie Pedro. Allora mi ricollego e faccio anche io una domanda in cui voglio chiederti: questo apical sparing quindi in qualche modo va ad identificare quei pazienti con stenosi aortica severa e uno stato più avanzato di malattia di maladattamento del ventricolo sinistro. Ora, in questo stato noi troviamo sì più fibrosi, ma troviamo anche delle pressioni, un aumento del poscarico. Il fatto che questo parametro di apical sparing vada a regredire dopo la sostituzione della valvola aortica mi farebbe pensare che l'associazione forse è più con le pressioni di riempimento che con la fibrosi stessa, che soprattutto quando è di tipo late enhancement non dovrebbe regredire. Tu che spiegazioni ti sei dato? Che cosa pensi in questi termini? Anche una bellissima domanda. E riguardo a questa domanda, la risposta non è chiara. Anche quello che preguntavo prima di iniziare la sessione, se avete visto quella pubblicazione che il nostro gruppo ha fatto anche sull'European Journal Cardiovascular Imaging, che su questa coorte di paziente cerca di guardare cosa sta succedendo nel miocardio in questi pazienti. Queste biopsie sono state analizzate e abbiamo fatto una valutazione più anatomopatologica di questi ventricoli sinistri e abbiamo visto che la popolazione è troppo eterogenea e indipendentemente dal pattern di apical sparing o no. Il rimodellamento è continuo, e la fibrosi interstiziale si succede, poi la fibrosi come si dice in italiano? Scusatemi, Focale. la scusi? Focale. La Focale. fibra focale, esatto, che significa late enhancement, poi nella risonanza si succede e è molto difficile con un parametro isolato identificare chi paziente, in quali pazienti il ventricolo sarà più adattato e avrà una peggiore prognosi. Però credo che sia difficile di isolare questi dati. Grazie. Posso fare una domanda anch'io? Sono Roberto Pedrinelli. Piacere. Volevo chiedere, vedo che praticamente tutti questi pazienti sono ipertesi, no? Sono ipertesi sistemici. E Sì, sì. in che modo la severità, la durata, l'efficacia del trattamento dell'ipertensione arteriosa sistemica contribuisce allo sviluppo di sparing? Ovvero anche alla sua modulazione dopo l'intervento, se esiste, da questi dati tuoi o da altri in letteratura, né? Da questi dati credo che non sia possibile di rispondere perché erano ipertesi. Aspetta, credo siano 85%, quindi è difficile rispondere perché non abbiamo un gruppo di controllo e un gruppo che non sono ipertesi. Tutti erano medicati per l'ipertensione. Non lo so, Non ti sentiamo. sì?
Adesso ti sentiamo, scusami. Come avevo detto, è difficile di rispondere perché quasi tutti i pazienti erano ipertesi e quindi non abbiamo un gruppo di controllo per comparare quelli ipertesi e quelli non ipertesi. Dicevo che tutti erano medicati, però è possibile che potrebbe avere una relazione, però credo che non abbia una risposta esatta. Ok, grazie. Altre domande da parte dell'audience, dei partecipanti? Esatto, incentiviamo tutti a fare delle domande. Il tempo stringe. Nel frattempo ne approfitto io per chiedere a Pedro se secondo te è possibile, diciamo, andare oltre alla valutazione multiparametrica. Ci hai fatto vedere tu che l'ECG non era mai suggestivo di amiloidosi, che quindi ci hai riportato ancora una volta l'importanza dell'integrazione dell'imaging nella valutazione clinica, cosa di cui è sempre, diciamo, necessario stressare l'importanza. Ma oltre a questo, puramente in termini di imaging, pensi che i pazienti con amiloidosi possono avere dei ratio, per esempio, che siano superiori rispetto a quelli dell'apical sparing, come l'avete definita voi nel vostro studio? Empiricamente ci capita di vedere un gradiente delle volte veramente molto estremo tra i segmenti apicali e quelli basali nei pazienti con amiloidosi, mentre invece nella stenosi aortica è un po' più sfumato. Ci dai qualche indicazione su come pensare a poter distinguere questi due gruppi di pazienti con parametri di imaging, Pedro? Sì. Credo che quello che hai detto è vero, questo pattern di apical sparing è un po' più sfumato, però è stato definito come lo stesso è stato definito prima nel studio del 2012, però io penso per cercare a identificare l'amiloidosi, non ci possiamo fidare solo di un parametro, e dobbiamo fare un'analisi multiparametrica con altri dati, come i dati del tessutale, dei Doppler tessutali, le velocità del miocardio sono più basse nell'amiloidosi, magari il derrame pericardico è più comune nell'amiloidosi, gli altri dati, e integrare tutti questi dati per procurare l'amiloidosi. Come avevo detto prima, questa popolazione non è quella in cui la prevalenza di amiloidosi è più rilevante, però in popolazione di TAVI. Magari con questa evaluazione multiparametrica, non solo il pattern di apical sparing, si deve di cercare chi ha l'amiloidosi. Grazie. Grazie, grazie mille Pedro, e vedo che non arrivano domande dall'audience. Allora ne approfitto. E una curiosità, avete scelto uno dei parametri più, diciamo, più utilizzati dal punto di vista strain, al di là del valore di global longitudinal strain. In realtà l'applicazione dello strain miocardico ventricolare sinistro in altri contesti, torniamo a parlare dell'amiloidosi, ma non solo, ha fatto vedere che ci sono altri parametri che possono essere utilizzati. Mi viene in mente l'FAB, cioè il septal apical to basal ratio. Oppure un parametro che correla come si comporta un valore di strain rispetto a il valore di funzione sistolica espresso come frazione di iniezione. Quindi vedere un po' la disgiunzione che c'è tra il contributo al significato di funzione sistolica che dà la frazione di iniezione rispetto a quello che dà lo strain. Mi chiedevo, avete pensato di utilizzare il vostro campione di popolazione per validare anche il comportamento di altri parametri strain? Oppure, se avete in mente di provare a derivare degli score, ovviamente con popolazioni più grandi, con corti di derivazione e validazione, un approccio multiparametrico che sfrutti ad esempio soltanto i parametri eco, per provare a capire come fare setaccio di questi pazienti da indirizzare a metodiche di secondo livello, come ad esempio la risonanza magnetica, per fare valutazioni più fini di caratterizzazione tissutale o di quantificazione di massa miocardica. Non abbiamo fatto quell'analisi di strain,
perché questo pattern di apical sparing era quello che era più conosciuto e più valutato per distinguere quelli pazienti che avevano l'amiloidosi. Possiamo provare ad analizzare sì, come erano quegli altri parametri di strain, una buona analisi a fare per altro studio. Però l'altra ipotesi che hai messo, non lo so se sarà facile con questa popolazione perché nessuno di questi pazienti avevano l'amiloidosi. Quindi dobbiamo aumentare la mostra o forse fare un'altra mostra con popolazione più vecchia e analizzare i dati, fare un altro studio multiparametrico con TAC, risonanza, ECHO. Non lo so se in altre popolazioni sarà facile avere la biopsia perché i pazienti non saranno sottoposti a intervento chirurgico, ma è una buona opzione per altri studi. Bene, grazie mille. Allora, anche a Pedro che ci ha deliziato anche con il suo italiano. Io lascio Veramente tutto. complimenti, veramente complimenti, Pedro. Esatto, lascio ad Andrea e poi a te la possibilità di salutarci e vi ringrazio ancora entrambi. Grazie. Grazie Stefano, io ne approfitto ancora per ringraziare Pedro per il tempo che ci ha dedicato, per l'impegno di fare anche la relazione in italiano, come richiesto, devo dire sei stato perfetto. Complimenti per il lavoro che avete svolto. Insomma, saremo felici di poter collaborare anche a distanza, oltre che a rivederci, in contesti congressuali. Grazie mille, grazie per l'invito e sarà un piacere rivedervi. Grazie a tutti per l'attenzione e ci vediamo al prossimo incontro tra circa un mese. Buona giornata a tutti. Ciao.